altro fischio arbitrale ancora da parte di Joey Crawford, il colpevole è il numero 12 di San Antonio. Dick Bavetta, primo fischietto NBA inattivo. Esatto, sta leggendo un libro in attesa che arrivi il momento decisivo della partita, ma torneremo a parlare di Dick Bavetta sicuramente in questi 48 minuti. Per Duncan, fischio arbitrale, ancora una volta guarda caso di Joey Crawford, il colpevole è Antonio McDice. Per essere una gara 7 sta fischiando tantissimo, o meglio sta fischiando tantissimo. Teoricamente, stando proprio alla bottega dell'Horry, gara 7 se non scorre il sangue non si fischia, a Joy però non l'hanno detto. Eh no, è arrivato tardi quando spiegavo. Cercando di buttarsi dentro questa partita anche per portare a casa dei falli, come fa in questa situazione, metro arbitrale onestamente non atteso. Abbiamo un caso Crawford, abbastanza evidente. Abbastanza evidente, è chiaro che c'è contatto, qui c'è contatto quasi sempre, però questo non è un contatto che in linea di massima nelle passate edizioni delle gare 7, per quello che ci hanno raccontato padri e nonni, portava alla conseguenza di un fallo fischiato. Il ribaltamento di Duncan, Ginobili sgambettato questa volta, Crawford da un metro, questa era troppo facile. Questa era facile per davvero. Avanti, passaggio avventuroso anziché no per Tim Duncan, il fischio di Eddie Frasch deve essere anche il primo della partita.